Ok, quindi devo andare al consiglio della cittadella. Ho trasmesso alla cittadella gli aggiornamenti sulla missione, comandante. Confermano l'invio di... L'ambasciatore Udina vuole che facciamo rapporto alla cittadella. Il consiglio sta preparando una flotta congiunta per affrontare Saren e i suoi Bene, andiamo ora, Ben. Sapevo che sarebbe successo. Torniamo alla cittadella, Joker. Voglio la Normandy alla guida di quella flotta. Sì, signore. E si riparte col caricamento. Ottimo lavoro, Shepard. Grazie a lei, il consiglio interverrà contro Saren, finalmente. L'ambasciatore ha ragione. Se Saren si azzarderà ad attaccare la cittadella, come sostiene lei, saremo pronti ad affrontarlo. Ora tutti i portali che collegano lo spazio della cittadella ai sistemi Terminus sono strettamente sorvegliati. Sarà sufficiente a Ilos, do qui a Ilos. Quante navi invierete su Ilos? Ilos è accessibile solo passando dal portale Mu, nel territorio dei sistemi Terminus, comandante. Inviando una flotta laggiù, rischieremmo di scatenare una guerra su vasta scala. Dobbiamo muoverci con discrezione, comandante. Saren era pericoloso perché poteva agire in completa segretezza. Ora è allo scoperto. Non è più una minaccia. È finita. Dobbiamo seguirlo. Il condotto, i razziatori, non è finita qui. Il condotto? Il condotto sarà un'arma molto più pericolosa della segretezza. Saren è un maestro dell'inganno. Il condotto serve solo a distrarci dal suo vero piano, attaccare la cittadella. E la Sovereign, la vera minaccia. Saren non è altro che un servo dei razziatori. Lei è il solo ad aver visto i razziatori. Ed era una visione, per giunta. Non invaderemo i sistemi Terminus sulla base di un sogno. Dove c'è questo? Una singola nave nei sistemi Terminus non sarà considerato un atto di guerra. Sarò molto prudente. Ha fatto esplodere un'arma nucleare su Virmair. Questa non la chiamerei affatto prudenza. Il tuo stile è stato molto efficace nella fascia, comandante. Questo lo riconosciamo. Ma Ilos richiede un intervento più delicato. Abbiamo la situazione sotto controllo. Se Saren trova quel condotto, per noi sarà la fine. Dobbiamo andare su Ilos. Ambasciatore Udina, temo che il comandante Shepard non sia disposto a cedere. Questa situazione ha importanti risvolti politici, Shepard. Grazie a lei l'umanità ha ottenuto molto. Ma questo suo comportamento rischia di diventare un problema. Bastardo! Ci sta tradendo! Questa è politica, comandante. Lei ha fatto il suo lavoro, ora mi lasci fare il mio. Abbiamo bloccato tutti i sistemi primari della Normandy. Non potrà decollare fino a nuovo... Se non sbaglio, mi prendo in giro, figlio di puttana, mi prendo in giro? È impazzito, per caso! Dopo tutto quello che ho passato, ancora non mi crede! Credo che lei e la sua squadra dobbiate andarvene, comandante. Ora sarà il consiglio a gestire direttamente questa crisi. Con il mio aiuto, ovviamente. Ma stanno parlando seriamente? Comandante, Shepard. Non riesco a credere a ciò che ti hanno fatto. Mi dispiace così tanto. Non è stata colpa tua, sono degli idioti, mi hanno fregato, sono degli idioti. Ho mostrato la verità, eppure ancora non mi credono. Non è giusto. Hai fatto tutto quello che volevano e anche di più. Nessun altro ci sarebbe riuscito. Il consiglio ti deve tutto. Tutto. E invece cosa fanno? Ti sollevano dal comando e bloccano la Normandy. Ci sono problemi più urgenti, è condannato la galassia, non ci si può fidare dei politici, è condannato la galassia. Mentre se ne stanno lì seduti, Saren sta esplorando Ilos in cerca del condotto. E non appena l'avrà trovato, noi moriremo. Forse potremmo fare appello.
spingerli a rivedere la loro decisione. Ci ho provato, a cosa servirebbe? Non adesso, Liara, a cosa servirebbe? Ho provato di tutto, credimi, ma non mi vogliono ascoltare. E allora che fai? Te ne vai come se niente fosse? Ti arrendi e condanni la galassia all'estinzione? Non temere, dammi più tempo, no, no. Abbiamo perso una battaglia, non la guerra. Inventerò qualcosa. Io credo in te, Shepard. Sono pronta a seguirti, qualunque cosa farai. Chiedo scusa, comandante. Ho ricevuto un messaggio dal capitano Anderson. Stai ascoltando, signore, questo messaggio? Stai ascoltando? Ci stavi spiando, Joker? No, signore. Sapevo che eri a bordo della nave e ho immaginato che volessi ricevere subito il messaggio. Il capitano ha detto di raggiungerlo al Flux, quel locale negli agglomerati. Penso proprio che dovresti incontrarlo. Allora, partiamo occidentali. Everex. Compensazione pressione interna con atmosfera esterna. Registrato. Ufficiale comandante sbarcato. Spiacente, comandante. La Normandia è inaccessibile. Ordini dell'ambasciatore Udina. Incontra Anderson. Flux. Era Flux. Come puoi combattere contro altri Krogan, Vrex? Ormai non siete molti nella galassia. Chiunque combatta contro di noi o è stupido o è al soldo di Saren. Uccidendo i primi faccio un favore all'universo. Uccidendo i secondi lo salvo. Ha l'idea che ha il Krogan. Comandante Shepard, sono Kalisa Bin Sinan al-Gilani di Westerland News. Risponderebbe a qualche domanda per i nostri telespettatori? Dipende. Che genere di domande? La gente a casa ha sentito raccontare molte storie su di lei, comandante. Io posso darle la possibilità di esporre il suo punto di vista. Cosa mi dice allora? Sento di sparire. Non ho tempo per giustificarmi davanti ai tuoi spettatori. Ho una galassia da salvare. Chiedo scusa. È una sua scelta, Shepard. Penso ci siano dei segreti che non possiamo rivelare. Scusa se te lo chiedo, ma tu non sai come i Krogan descritti nei racconti della flottiglia? Da giovani si cercano sempre nuove battaglie da combattere, ma quando si cresce ci si rende conto che le battaglie migliori troveranno te. Non posso andare laggiù. Perché? Devo andare a Flux. Dove cacchio è? È lì, è sotto l'ambasciata, intende. Penso di sì. Ricevuto. Salve, comandante. Ha fatto dei progressi con il signor Bosker? Non ancora. Tornerò quando avrò qualcosa. Grazie, comandante. Salve, comandante. Non ancora. Grazie, comandante.
Ah, va. Salve, comandante. Ha fatto dei progressi con... Non ancora. Ma perché? Ma mi prende per il culo. Salve, comandante. Ha fatto dei progressi con il signor Bosker. Grazie, comandante. Vabbè, va. No, che c'entra, mi interessa l'ambasciata degli umani, non questo. Questa, quella degli umani. Dall'altra parte sto. Posso fare qualcos'altro per lei, comandante? No. Sarà meglio ad andare. Ti auguro una buona giornata. Non riesco a credere di aver trovato lavoro qui. Questo posto è fantastico. Umano, a te volgo un caloroso benvenuto. Sono felice di incontrarti. È bello vedere voi umani qui sulla cittadella. Qua non ci siamo mai entrati in questa stanza. Finalmente si sono decisi. Sapevo che un giorno uno della sua specie sarebbe diventato uno... Perché è venuto da me, Shepard? La manda l'ambasciatore Udina? Chi è lei? Ci conosciamo? No, ma la conosco piuttosto bene. Io sono l'esecutore Pallin, capo dell'SSC. E lei è il primo spettro umano. Dovrà abituarsi a essere riconosciuto da tutti, qui sulla cittadella. Previzzi contro gli umani. Mi pare di capire che gli umani non le stanno molto simpatici. No. Non mi fido della sua specie. Non ancora. Voi umani volete impossessarvi di tutto quello che potete avere. E avete già ricevuto molto. Se il Consiglio vuole riservare un trattamento di favore all'umanità, che faccia pure. Ma non devo essere per forza d'accordo. Non siamo stati favoriti. Il Consiglio ci tratta come cittadini di seconda categoria. Dobbiamo combattere per ottenere ciò che vogliamo. Bene. Combattete pure. Ma non creda che tutti gli altri resteranno a guardare. Sono un uomo impegnato, comandante. Abbiamo finito? Spettri. Cosa sa dirmi sugli spettri? Sono il braccio destro del Consiglio. O almeno così vogliono essere considerati. Sono l'aspetto clandestino del Consiglio. Non le piace. Cosa contro gli spettri? Non posso tollerare un'organizzazione che si considera al di sopra della legge. Specialmente se ogni singolo spettro è libero di decidere quando infrangere le regole. Un po' troppo semplice, come visione. A volte bisogna oltrepassare i limiti della legge per garantire la sicurezza del popolo. Faccio parte dell'SSC da 30 anni e non ho mai dovuto violare la legge per fare il mio lavoro. Neppure una volta. Gli spettri si muovono su un terreno pericoloso, comandante. Agire al di fuori della legge ti cambia. Guarda che cosa è successo a Saren. Ci sono più di 200.000 agenti dell'SSC. Alcuni di loro sono dei pessimi. Facciamo del nostro meglio per punire qualsiasi agente che violi la legge. Ma gli spettri non sono mai sottoposti a questi controlli. Gli spettri sono La galassia importanti. Ha bisogno di persone così. Persone disposte a fare il lavoro sporco. Sono d'accordo, ma dovrebbero essere un modello per tutti. Devono sembrare affidabili. Saren è fuori controllo, lo sappiamo tutti e due. Però, dato che è uno spettro, il Consiglio non ha intenzione di intervenire. È questo il genere di persona di cui la nostra galassia ha bisogno? Sì, se compie il suo dovere. Certamente. L'unica cosa che conta è portare a termine la missione. Ma se la cura è peggio della malattia, che senso ha? SSC. Mi parli dell'SSC. L'SSC è il corpo di sicurezza e di polizia della cittadella. Siamo un'agenzia governativa civile, anche se molti nostri membri provengono dall'esercito. E al contrario degli spettri, operiamo nel rispetto della legge. Un po' troppo semplice. A volte bisogna oltrepassare i limiti. Gli spettri. Ci sono più di 200.000 agenti dell'SSC. Facciamo del nostro meglio per punire qualsiasi fenomeno. Arrivederci, comandante. Ha ripetuto la stessa cosa.
Ah, è qua Bosker comunque. Accidenti, sei il comandante. Le tue attività sono diventate famose tra le corporazioni diplomatiche. Cosa posso fare per te? Sono qui per Samesh. Un uomo chiamato Samesh Bhatia sta avendo qualche problema per riavere il corpo di sua moglie. Ah, Bhatia. Un buon uomo in una posizione di comprensibile frustrazione. Avrei voluto aiutarlo. Il tecnico addetto alla manutenzione, Nirali Bhatia, è morto su Eden Prime, come ti avrà sicuramente detto il signor Bhatia. Le ferite riportate non sembrano causate da alcun tipo di arma a noi conosciuto. Ecco perché abbiamo trattenuto il corpo. Contaminata, state seguendo dei test, così è stato maggiorato, state seguendo dei test. State studiando le sue ferite per capire meglio le armi usate dai Get. I test che stiamo conducendo potrebbero aiutarci a difenderci più efficacemente dagli attacchi dei Get. Con tutto il rispetto, il tecnico addetto alla manutenzione Bhatia potrebbe salvare più vite ora di quanto abbia fatto quando era in vita. Non è giusto, indaga, rilascerà il corpo. Capisco, riferirò, Samesh deve saperlo, indaga. Durata la ricerca. Quanto pensi che durerà la ricerca? Si tratta di uno studio a lunga scadenza. Ci vorrà più di un anno prima di poter rilasciare i corpi. Numero di corpi. Dovete avere molti corpi. Non se ne può rilasciare uno. Un numero molto esiguo di corpi ha subito danni dovuti a questo nuovo tipo di arma. E solo un piccolissimo numero era in condizione di essere analizzato. Oltre a questo, comandante, ci servono quanti più corpi possibile per ottenere un campione sufficiente. Questa ricerca quando si tradurrà in nuova tecnologia? Con un po' di fortuna, tra qualche anno, potremo realizzare tecnologia utilizzabile, partendo da questi studi. Diciamo non è giusto. Capisco le tue intenzioni, ma trattenere il corpo è sbagliato. Comandante, tu più di chiunque altro dovresti capire cosa siamo disposti a fare per proteggere l'umanità. A costo di cose, cioè. Batto per questo. Per un governo che ruba i corpi dei suoi caduti. D'accordo, comandante, hai vinto. Ho già avuto abbastanza problemi a respingere Bhatia. Non voglio rischiare un incidente facendo lo stesso. Informa Samesh che il corpo sarà rispedito sulla Terra. Andrò a occuparmene di persona. Perfetto. Comandante Shepard, sono Nassana Dantius. Meno male che sei qui. Devo parlarti di mia sorella Dalia. È stata rapita dagli schiavisti. Non metti. Dalia è morta, Nassana. E so che ti stava ricattando. E io che volevo manipolarti in modo che la uccidessi al posto mio. Ma ora non sarà più necessario, vero? Volevi che tua sorella venisse uccisa? Se si fosse venuto a sapere che mia sorella era una criminale, sarei stata considerata un rischio per la sicurezza. Non mi ricordo chi è. Avrebbero revocato il mio status diplomatico. Oppure sarei stata sospesa finché non fosse stata catturata. Come segno di riconoscenza, trasferirò una piccola somma sul tuo conto. Sono sicura che apprezzerai il mio dono. Una proposta migliore, crediti non bastano. Una proposta migliore. Sei un diplomatico nel pieno della carriera. Sarebbe utile avere uno spettro che ti deve un favore. Non posso darti torto. Chiunque può sborsare dei crediti. Ma io posso autorizzarti ad acquistare dei prototipi di Mod Azari. Ti farò inserire nell'elenco dei clienti di fiducia del nostro fornitore. Sono sicura che apprezzerai molto la sua merce. Addio, Shepard. È stato un piacere fare affari con te. 41.000 crediti. Salve, comandante. Posso fare qualcosa per te? Perché no? Di cosa si tratta? Informazioni, più che altro. Vuoi sapere qualcosa sui posti più interessanti che puoi trovare qui attorno? Dimmi tutto. Che succede qui in giro? Beh, sei arrivato alle ambasciate. Non che qui succeda molto. Oltre il ponte troverai la banca, l'emporio e Shahira. Se non hai ancora sentito parlare di lei, beh, presto ti capiterà. Se cerchi rifornimenti, fatti un giro ai mercati del livello inferiore. Per spassartela un po', vai al Flux o all'antro di Cora. Shahira. Che cosa è Shahira? La consorte. Intrattiene i clienti che possono permettersi i suoi servizi. Buona parte dei diplomatici e degli ambasciatori le hanno fatto visita almeno una volta. È una donna estremamente potente, ma anche molto rispettata. Parlami del Flux e dell'antro. All'antro di Cora, invece, beh, diciamo che è un posto pieno di vita. Parlami del Flux e dell'antro. Beh, al Flux si gioca d'azzardo e si balla. C'è sicuramente più vita là che qui. All'antro di Cora, invece, beh, diciamo che è un posto pieno di vita e di morte allo stesso tempo. Lol. Arrivederci. A presto, comandante. Buona giornata. C'è un sacco di gente qua. Questo posto è strano. Vorrei che ci fossero più. Non credere a quello che si dice in giro. La consorte non rivelerebbe mai i suoi segreti. Cosa vuole? Oh, comandante, posso fare qualcosa per lei?
Consorte? Cosa puoi dirmi sulla consorte Asari? Beh, è una Asari che lavora qui come... cioè, aiuta le persone a fare certe cose. Non ci sei mai stato da lei, vero? Io... no, mai. Non posso permettermelo. Solo per parlarle dovrei spendere la metà di quello che guadagno in un anno. Dove si trova? Almeno puoi dirmi dove si trova. Certo, proprio davanti alle ambasciate, oltre il ponte. Ti ringrazio per l'aiuto, Shepard. C'è questo tutto solo. Dove si andava al Flux? Devo andare al Flux. Intanto parliamo con Slash Buddy. Salve di nuovo, comandante. Per caso ha saputo qualcosa? Sta tornando a casa. Ho ricordato al signor Bosker per che cosa stiamo combattendo. Sua moglie. Grazie. Allora ci tornerò anch'io per dare inizio ai preparativi. Questo non mi dà la felicità, ma forse potrà darmi la pace. Arrivederci, comandante. Solo ex. Flux. Qua dice che c'è il gioco d'azzardo. Potrò guadagnare qualche credito qua, chissà. Magari si può guadagnare qualche credito. Dovrei andare pure ai mercati con il giusto, ma non so dove stanno. Luxnacht Club, Lux Casino. Chiedo scusa, soldato. Hai un minuto da dedicare? Soldato, ho un grave problema e ho bisogno di qualcuno che abbia a cuore gli interessi della specie umana. Che c'è? Sono comandante, per essere precisi. Che cosa vuoi? Certo, si va subito al sodo. Ed è per questo che la specie umana ha la migliore flotta dell'intera galassia. Il mio nome è Elias Killer. Io sono un negoziatore dell'Alleanza. Fra poco avremo un importante incontro con i Salarian. Non immagini che interessi ci siano in gioco. Io sto lottando per il bene della specie umana, esattamente come te. Se non scrivo a chi ne accentai, capisco da accentare. Piantala con le stronzate, dimmi che ti serve e basta. Voglio che tu acquisti per me uno stimolatore mentale. Si tratta di roba legale, ma controllata. Ho già raggiunto il limite mensile, me ne serve altro dall'infermeria. Indaga. Medicinale. Che cos'è esattamente questo stimolatore? Non conosco i termini medici, ma aumenta le capacità cerebrali, la memoria a breve termine, quel genere di... Mi aiuta a restare concentrato e vigile. Quando lo assumo, non mi sfugge niente. Dosaggio medicinale. Se conosci il limite mensile, perché lo superi? Le trattative dovevano tenersi la scorsa settimana, ma i Salarian le hanno rallentate. Presumo di proposito. Se non prendo lo stimolatore, sarò un rottame. Sarà il mio assistente a trattare e andrà tutto in malora. Abbi fede, è tutto bene te, perché cos'hai che non vuoi? Il tuo assistente è incompetente o inesperto? Peggio. Lui simpatizza per gli... Il mio assistente è pronto a inchinarsi dinanzi alle specie della cittadella. Vuole mostrargli che siamo una specie ragionevole. Nessuna razza ci rispetterà se non gli faremo capire chi è che comanda. Con i Turian abbiamo dovuto fare così, no? Lascia perdere il mio assistente. Perché questa trattativa è così importante? I Salarian vogliono siglare accordi commerciali a lungo termine. Ci sono in gioco miliardi di crediti. Se non troverò il medicinale, sarà il mio assistente a trattare e andrà tutto in malora. Sarebbe un disastro. Abbi fede, andrà tutto bene. Dovresti avere un po' di fiducia nel tuo assistente. Il mio assistente è pronto a inchinarsi dinanzi alle specie della cittadella. Vuole mostrare... Nessuna razza ci rispetterà se non gli faremo capire chi è che comanda. Sei un drogato, entra come sarò, dentro un resto. Lascia perdere il mio. Vedrò quello che posso fare, ma non posso garantirti niente. Ho capito. Ti ridarò i soldi, ovviamente. Anzi, ci aggiungerò un... Grazie per il tuo aiuto. Come ho detto, potrai trovare lo stimolatore in infermeria. Non dovresti andarlo a dire tanto in giro. E perché? Lo sanno tutti che Fist è in combutta con la criminalità locale. Anche se fosse. Non posso. Sto aspettando qualcun altro. Casar posta bassa. Casar posta alta. Salviamo, vediamo. Sì, se vince qualcosa.
indovinare il numero che esce. Aggiungi 1-8. Aggiungi 4-7. Che vuol dire? A casa. Non l'ho capito come funziona. Ma ci sono sto casarro di merda. Macchina da gioco sospetto. Qualcuno ha manomesso questa macchina per mettersi in tasca un po' di crediti. Ne cercherò una traccia. Ma non capisco. Ma non si vince in sto robo. Vinci 400 credits. Ma sì, ma devi stare qui un botto, ti vuoi vincere soldi. Va. My bad. Dai, non devo arrivare a 20 praticamente. Se mi avvicino al 20 più soldi vinco. È scriptato però. Ma c'è solo questo gioco d'azzardo qua, non c'è qualcosa di più interessante ben RNG. C'è solo sto quasare del cazzo. Sì, forse hai ragione. Ehi, hey. Non è quello che ho sentito io. E cosa hai sentito esattamente? Benvenuto al Flux. Io sono Doran. Cosa posso fare per te? Flux. Questo è un casino? Sì, se ti interessa, di sopra abbiamo anche qualche tavolo di quasar. Sei proprietario? Sei tu il proprietario di questo posto? Se ti interessa, di sopra abbiamo anche... Sei tu il proprietario di questo posto? Proprietario, cuoco e barista. Quando sono in vena, faccio anche qualche spettacolo. Se ti interessa, di sopra abbiamo anche qualche... No, no. Arrivederci. Divertiti qui al Flux. C'è nulla. Parliamo col capitano. Finalmente sei arrivato, Shepard. Ho sentito cos'è successo. Ora capisco come si sentiva. Dina mi ha tradito, dovevo aiutare. Dina mi ha tradito. Ora la Normandy è bloccata qui. Lo so, mi dispiace. Avrei voluto avvisarti, ma non c'era modo di mandarti un messaggio prima che attraccassi. So che adesso vorresti spaccare tutto, ma non devi mollare. Ora tutti pensano che questa storia sia chiusa, ma sappiamo entrambi che non è così. Devi andare su Ilos e impedire a Saren di usare il condotto. È così, signore, come? Se lo scuo è come? C'è solo una nave che potrebbe portarmi nei sistemi Terminus senza dare nell'occhio, ma è bloccata qui.
I sistemi della Normandy sono stati bloccati dal centro di controllo della cittadella, ma revocando gli ordini dell'ambasciatore potremmo farla tornare operativa. Sì, potrai arrivare ai sistemi Terminus ancora prima che qualcuno si accorga della tua partenza. Dio, cosa fare lei? Se rubiamo la Normandy, alla fine ci andrà di mezzo lei. E se Saren trovasse il condotto? Per la galassia sarebbe la fine. I razziatori ci distruggeranno. Umani, Asari, tutti quanti. Tu sei l'unico che può fermarlo, Shepard. Sono disposto a tutto pur di farti salire sulla Normandy e mandarti via da questa stazione. Grazie, mi dica cosa fare, ragione l'equipaggio. Rubare la Normandy è ammutinamento. E se l'equipaggio si rifiutasse di aiutarmi? Ora la Normandy è tua, comandante. L'equipaggio sarà pronto a seguirti in capo alla galassia. Lo sappiamo bene entrambi. Grazie, mi dica cosa fare, ragione cosa Qual fare. Qual è il piano? Posso usare un terminale del centro di controllo della cittadella per sbloccare la Normandy. Avrai solo pochi minuti per salpare prima che scatti l'allarme. Quella è un'area riservata, pattugliata da guardie armate. Come farà a entrarci? Lasciate fare a me. Voi assicuratevi di essere sulla Normandy quando i sistemi torneranno in linea. Troppo pericoloso. Già. Così si farà ammazzare. Deve esserci un'altra soluzione. L'ordine di bloccare la Normandy è stato impartito dall'ambasciatore Udina. Se riuscissi a violare il computer nel suo ufficio, forse potrei revocarlo. Di certo l'ambasciatore non resterà a guardare mentre lei userà il suo computer. Spero di non trovarlo nel suo ufficio. Altrimenti dovrò inventarmi qualcosa. Udina gliela farà pagare care, capitano. Verrà accusato di tradimento e condannato a morte. Non abbiamo molte alternative. Devo introdurmi nell'ufficio dell'ambasciatore oppure vedermela con le pattuglie del centro di controllo. Ufficio di Udina, lei l'ha scelto, centro di controllo, lei l'ha scelto, già. Ma lei l'ha scelta, capitano. Mi introdurrò nell'ufficio dell'ambasciatore. Non doveva metterci i bastoni tra le ruote. Pronto ad andartene da questa dannata cittadella, comandante? Non ancora. Avrei ancora alcune cose da fare. Torna qui da me quando sei pronto. Ok. Un attimo. Voglio andare a comprare le robe qua. I mercati dove sono qua? Quelli di cui parla. E poi voglio andare Emily Wong, di nuovo questa c'è. Corre voce che abbia avuto da fare di recente. Congratulazioni per aver eliminato. Era di sicuro un pezzo grosso e aveva le mani in pasta dappertutto. Nel suo ufficio ha trovato qualcosa che potrebbe tornarmi utile? Ho trovato alcuni Questi dischi. DMO potrebbero contenere le informazioni che cerca. Hai i documenti di Fist? Questo è persino meglio di quello che speravo. Ecco, comandante, per il suo disturbo. Posso offrire di più? Questo non basta. Non è stato un problema, non c'è problema. Posso offrire di Quanto più? Quanto varranno le mie future cooperazioni? Per esempio un'intervista alla fine dell'indagine. In esclusiva. Parlerà con me prima che con chiunque altro. La cosa varrebbe un bel po' di denaro. Io sarei più che felice di ricompensarla adeguatamente. Ecco qui. Ora, se vuole scusarmi, voglio scoprire cosa contengono questi dischi. 41.000 crediti. Comandante Shepard, parlare con te è un onore. Che cosa vuoi? Vuoi parlarmi, vero? Sono Charles Saracino, dei Nazionalisti Terrestri. Con l'avvicinarsi del giorno dell'armistizio, vogliamo far sentire la nostra voce agli amici degli alieni del Presidio. Posso contare sul tuo sostegno alle prossime elezioni? I amici degli alieni hanno ragione. Arrivederci, indaga al terreno della corsa storia. Celebrate la fine della guerra del primo contatto con una protesta. Come abbiamo sempre fatto negli ultimi 26 anni. Quella guerra ha dato una lezione alla specie umana. Ma qualcuno vorrebbe dimenticarla. Se non impariamo a difenderci da soli, nessuno lo farà al posto nostro. Non avete imparato nulla, non avete imparato Pensavo nulla. Che la lezione della guerra del primo contatto fosse che ci sono altre forme di vita nella galassia, con delle loro opinioni. Forse è così, comandante. Ma se gli alieni sentono di essere liberi di esprimere le loro opinioni come meglio credono, perché noi no? Perché loro hanno armi più potenti. Se hanno armi più potenti, dobbiamo aumentare le spese militari. E invece rinunciamo al diritto di difenderci firmando trattati. Mi piace il tuo modo di pensare. Elezione. Che posto speri di ottenere? Voglio conquistare uno dei 5 posti del Parlamento riservati agli spaziali. Per poter esprimere il proprio voto bisogna rispettare diverse condizioni complicate. Bisogna trascorrere nello spazio almeno 6 mesi all'anno, senza soggiornare per più di un mese in qualsiasi sistema colonizzato.
Tu passi buona parte del tuo tempo nello spazio, comandante. Nazionalisti terrestri. Non conosco i nazionalisti terrestri. Per che cosa vi battete? Il nostro valore di base è che la Terra deve resistere alle influenze aliene, politicamente, culturalmente e, nel peggiore dei casi, militarmente. Finalmente alcuni umani cominciano ad avere un po' di spina dorsale. Chiedo scusa, ma non credo che la politica degli umani sia affar tuo. Decido io che cos'è affar mio. C'è un quadro più grande, smetti di scusare, calma, c'è un quadro più grande. Viviamo tutti nella stessa galassia, Saracino. Non possiamo pretendere che le nostre azioni non abbiano effetti sugli altri. No, certo che no, chiedo scusa. Volevo soltanto sottolineare che le altre specie non hanno il diritto di interferire nella politica dell'alleanza. Gli amici degli alieni hanno ragione. Mi spiace, ma io credo nella cooperazione pacifica con le altre specie. Abbiamo già sentito parole simili nella nostra storia. L'ingenuità porta spesso al desiderio di pace nel nostro... Non possiamo lasciare che accadano di nuovo fatti come quelli di Shanxi. Mi chiedo se non potrei convincerti a fare un annuncio pubblico come sostegno alla mia candidatura. Il sostegno del primo spettro umano sarebbe davvero molto utile. Shanxi. L'occupazione di Shanxi non potrebbe ripetersi. Allora non eravamo neppure certi che ci fossero degli alieni contro cui combattere. Quello è un simbolo ancora molto potente, comandante. Shanxi è l'unico territorio umano mai occupato dalle specie aliene. Non posso sostenerti, cioè. Un ufficiale in servizio non dovrebbe rilasciare commenti pubblici sulle attività politiche. Ma certo, ti chiedo scusa per avertelo chiesto. Grazie per il tuo tempo, comandante. Ricordati dei nazionalisti terrestri alle elezioni, perché i nazionalisti terrestri si ricorderanno di te. Ricordiamoci di Shanxi! Adesso ho da fare, comandante. Potremmo mangiare insieme qualche volta. Vediamo se c'è qualcun altro qui. Mercati superiori. A me interessano i mercati inferiori. Comunque, non sembra ci sia altra gente. Andiamo alla clinica intanto. C'era qualcosa da fare. Quei rifornimenti servono alla mia clinica. Non posso. Invece puoi e come? Altrimenti il tuo segreto diventerà di dominio pop. Non deludermi, dottoressa. What? Oh, comandante Shepard, non l'avevo vista entrare. Cosa sta succedendo di nuovo? Serve aiuto? Ogni volta che vengo qui trovo qualcuno che la sta minacciando. Chi era quello? Una mia vecchia conoscenza. Niente di importante. Continua. Forse potrei aiutarla. Il mio precedente datore di lavoro mi ha licenziata per aver regalato dell'equipaggiamento a delle cliniche come questa. Ma non mi hanno mai denunciata. Volevano solo che me ne andassi senza sollevare polveroni. Ma qualcuno deve averlo scoperto. E ora mi stanno ricattando. Devo dargli quello che vogliono. Se la direzione scoprisse questo mio segreto, perderei di sicuro la licenza. Faranno chiudere la mia clinica. Forse posso aiutarla a uscire da questa situazione. Mi dica cosa vogliono da lei. Devo consegnare parte del mio equipaggiamento medico a un commerciante dei mercati, oggi stesso. Mi dica come si chiama il suo contatto, parlerò io con lui. Davvero? Ma se qualcosa va storto, riveleranno il mio segreto. Esiste una roba. Non la disturberanno più, glielo garantisco. Capisco. Forse è meglio che non sappia nulla dei suoi metodi. Mi è stato detto di parlare con un commerciante di nome Morlan, giù ai mercati. Apprezzo molto il suo aiuto, comandante. Grazie. Ho bisogno di fare. Mi faccia vedere cos'hai in vendita. Certamente. Vedi questo scheletro. Ma costa 399.000. Madonna, però sei forte. Simulante mentale. Questo è quello che vuole il tizio. Sedativo. Compriamo pure questo. Quello serviva al tizio del flux. Dove andiamo ai mercati?
E se quelli superiori sono qui, quelli inferiori dovrebbe essere poi di sotto. Non penso che tu l'abbia comprato qui. Io non vendo questo modello. Senti, sono sicuro che me l'hai venduto tu. Ricordo la tua faccia. Davvero? Strano. Credevo che per voi umani i Turian fossero tutti uguali. L'ho comprato qui. Allora, mi darai questo risarcimento oppure no? Sbaglio? Wow, sei davvero tu. Corrado. Sei il comandante Shepard, l'eroe di Eden Prime. Per me è un vero onore incontrarti. Salve, piacere mio, chi sei? Piacere mio, diciamo. Piacere. E tu saresti? Mi chiamo Corrad. Corrad Werner. Dicono che hai ucciso più di 100 Geth su Eden Prime. Ho soldato una mano, è vero, mamma, ho soldato una mano. Ho trascorso gran parte del tempo a cercare di sopravvivere e aiutare i coloni. Ehi, lo so che sei molto impegnato, ma che ne dici di farmi un autografo? Nessun problema. Farei di tutto per i miei fan. Ecco. Grazie, lo apprezzo molto. Aspetta che lo veda mia moglie. Ora ti lascio al tuo lavoro, ma la prossima volta che passerai sulla Terra ti offrirò da bere. Grazie ancora. Va bene. Espat. Salve, terrestre. È evidente che sei appena tornato dalle colonie. Ti servono rifornimenti? Colonie? Colonie? Di cosa stai parlando? Oh, errore mio, terrestre. Credevo che... Lasciamo perdere. Feros? Noveria? Beh, presto ne sentirai parlare, se ancora non ne sai. Ma non importa da dove vieni. I miei articoli sono disponibili per tutti. Fammi vedere cosa vendi. Benissimo. Ma nemmeno cose così buone. Corazza media. Ma questo è carino, sembra carino. Ma quanto costa? 57.000. Licenza Armax Assassin per la detta di fornimento della norma. Ah, devo comprare le licenze. Elkos Combine. Compriamo le licenze. Non c'è posto migliore per comprare potenziamenti, almeno in questo agglomerato. Non sapevo dove comprarle io le licenze. What the fuck? Mercati inferiori. C'è solo Morlan. Salve e benvenuto al celebre negozio di Morlan. Cerchi articoli di ottima qualità, vero? Dottoressa Mikkel. Stavi aspettando una consegna di equipaggiamento medico. Ma mi è stato detto che l'avrebbe effettuata la dottoressa. C'è stato un cambiamento di programma, Morlan. Un cambiamento? Ma la dottoressa... Ma questo non è giusto. Umano. Taci, Morlan. L'avevo detto a Baines che avresti incasinato tutto. Cosa diavolo sta succedendo qui? Chi sei? Il tuo peggior incubo, diciamo. Lascia in pace la dottoressa, o te la vedrai con me. Possiamo mettere fine a questa storia, basta che mi porti quei rifornimenti. Altrimenti racconterò in giro il piccolo segreto della dottoressa. Risolviamo questo problema, niente da fare, ci devo parlare se sei morto, pensaci meglio. Così farai chiudere una clinica medica. E se qualcuno si facesse male? E se quel qualcuno fossi tu? Ehi, aspetta! Io sono solo una pedina! Non mi aspettavo certo che finisse così. Grazie, umano. Finalmente qualcuno gli darà una bella lezione. Chi è Baines? Cosa sai dirmi su Baines? Non l'ho mai incontrato, umano. Ho solo lavorato con il tizio che aveva parlato con la dottoressa. Bisogna di rifornimento. Fammi vedere cosa. Penso che ne sarai soddisfatto. Ho davvero dell'ottima merce, vedrai. Vedi gli oggetti standard. Licenza armeria Geth. Compriamolo. Potenziamento medical.
Ah, ancora devo potenziare. Ok, senza questa. Guardia 9. Razza medio umano. Minchia, questa è obbisa. Scudi 250, protezione 4. Protezione dai danni. Dai. Da cosa? Protezione dai danni 30. Minchia, tanta roba. Certo, questo 285.000, porca puttana, non ne vale la pena. Detto sincero, costa tantissimo. Ma se io voglio andare dalla consorte, dove sta, scusa? Qua l'altro di coro ci sono già stato, vediamo un attimo e ci andiamo. Ah. Qui ho molte cose da fare, ma non con te. Qua c'è Arkin ancora. Vattene. No. Lasciami bere in pace. Visto non c'è più qui. Dov'è Jenna, scusa? È lì. Scusa, arrivo subito. Non c'è nulla da fare l'altro rigore qua. Useless. Inutile. Andiamo su. Questa non è una ricevuta. No, è il mio estratto conto. Dimostra. Perché ho comprato qualcosa da te e soprattutto quando l'ho comprato. Andiamo alla clinica. Grazie per la fiducia accordata. Ma a parlare con la tizia è stato tutto risolto. Ricordiamoci di Shanxi. Adesso ho da fare, comandante. Potremmo mangiare insieme qualche volta. No, grazie. Comandante, allora com'è andata? È finita. Ora non la ricatterà più. Davvero? Che... Non posso pagarla per il suo aiuto. Ma le farò uno sconto su tutto ciò che acquisterà qui. Baines. Quel tizio ha detto che lavorava per un certo Baines. Questo nome le dice niente? Baines? Che si riferisse a Armistan Baines? Abbiamo lavorato insieme molto tempo fa. Chi è? Cosa mi sa dire su di lui? Da quel che ne so, l'esercito dell'Alleanza lo aveva assunto. Forse il tuo capitano lo conosce. Ottima idea, ne parleremo con lui. Ottima idea. E parleremo al più presto con il capitano. Vorrei tanto poterle dire di più. Posso fare qualcos'altro per lei, comandante? Mi faccia vedere. Certamente. Costa sempre tanto, 3,36 sono sempre tanti. Sono un botto, 3,36. Compriamo un'arma buona, non nella corazza. Qua non c'è nulla. Voglio andare qui. Allora, qui si va all'accademia. Niente sangue. Cosa?
Niente sangue. Beh. Ah, abbiamo sbloccato pure i mercati qua. Andiamo al Presidium. Torre. No, devo andare alle basciate, non alla torre. Non ci faccio nulla alla torre. Ah, c'è una missione però. Salve di nuovo, comandante. Ho una proposta per lei. Dopo che mi ha aiutata a raccogliere informazioni sull'organizzazione criminale, sono riuscita a ottenere più fondi dai miei editori. Ora sto indagando sulle condizioni dei controllori di volo e mi chiedevo se potesse essermi di aiuto. Che genere di aiuto? Che cosa vuole che faccia? Mi è giunta voce che i controllori del traffico spaziale non sono riusciti a raggiungere la sala di controllo, ma lei potrebbe farcela. Se posizionassi una cimice all'interno, avrai la mia storia. Risultati della storia. Se riuscirà ad avere la sua storia, cosa crede che succederà? Spero che nasca una spinta a migliorare le condizioni di lavoro, assumendo nuovi controllori e potenziando i sistemi. Il Consiglio non agirà mai di sua iniziativa per migliorare le cose. Questa storia fornirà la necessaria pressione. Funzione della cimice. Cosa riuscirà a rilevare grazie a questa cimice? Semplicemente audio e video. Non ho intenzione di infiltrarmi nel sistema di controllo del traffico, se è questo che teme. Devo solo riuscire a vederli e sentirli, in modo da rapportare la loro attività con l'efficienza del traffico. Importanza della storia. Tutti sanno che i controllori del traffico spaziale lavorano molto. Dov'è la novità? C'è una differenza fra lavorare molto e superare ogni limite ragionevole. Il traffico alla cittadella è aumentato del 300% nell'ultimo secolo, mentre le risorse di controllo non si sono potenziate nello stesso modo. Abbiamo diversi incidenti sfiorati ogni settimana ormai. Dobbiamo attendere un disastro prima di intervenire. Pericolosità della cimice. Questa cimice che devo piazzare potrebbe interferire con i segnali del traffico? Assolutamente no. Ho fatto in modo che usi delle frequenze assolutamente libere. Ci proverò, diciamo. Non le prometto niente, ma vedrò cosa posso Eccellente. Fare. Grazie di nuovo per l'aiuto. Sono certa che... Che ciorba. Cosa? Oh, no, io non... Non importa. Che è successo? Posso fare qualcosa per te? Ti interessano i custodi? Perché i custodi ti interessano tanto? Custodi? A me non interessano i... Non mentirmi, altrimenti ti sbrano vivo. Io, non sono tanto sicuro che dovrei dirvelo. E perché no? Stiamo solo parlando. Cosa c'è di male? Niente, hai ragione. Forse a te posso dirlo. Sto usando un piccolo scanner per raccogliere dati sui custodi. Finora non ho ottenuto risultati straordinari. Per me è difficile avvicinarmi a quelle creature. Perché hai mentito? Hai detto subito la verità. Beh, in teoria non si dovrebbero disturbare i custodi. Non credo che le mie scansioni li disturbino, ma le autorità potrebbero pensarla diversamente. Vorrei fare tutto alla luce del sole, ma non ci tengo a farmi arrestare. Me ne occuperò io. Potrei aiutarti io. Le autorità non mi preoccupano. Ma non so neanche chi sei. Sono spettro. Mi chiamo Shepard. Lavoro per il Dipartimento Specialisti Tattici. Uno spettro? Beh, nessuno oserebbe contraddirti. D'accordo, allora. Ti servirà questo. È lo scanner che ho sviluppato. Attivalo ogni volta che vedi un custode. Tutti i dati raccolti verranno inseriti automaticamente nel mio database. E ti manderò qualche credito per ogni nuovo custode scansionato. Cosa te ne fai dei dati raccolti con le scansioni? Cerco di imparare il più possibile sui custodi. Li vediamo lavorare dappertutto, ma sappiamo così poco. Sono uno scienziato. Voglio scoprire tutti i loro segreti. Okay. Allora è meglio che... Sì, anch'io molte... Arrivederci e buona fortuna con le scansioni. Buono, crediti extra gratis. Sì, io non capisco. Questo punto esclamativo è di qua, ok. Con ammiraglio Kaoku.
Comandante Shepard, giusto? Sono l'ammiraglio Kaoku. Posso fare qualcosa per lei? Ho trovato i suoi uomini. Ho inviato una squadra di ricognizione nella Masso Artemis Tau. Esatto, sono scomparsi alcuni giorni fa. Ho cercato di scoprire che cosa gli sia accaduto, ma il comando dell'alleanza mi sta mettendo i bastoni tra le ruote. Mi ricordo. Lei ne sa qualcosa, comandante? Ho brutte notizie. Sono stati uccisi da un divoratore. Un divoratore? Non è... I miei uomini non si sarebbero mai avvicinati a un covo di divoratori. Non l'intera unità. È stata colpa loro, una trappola, è un'imboscata, è una trappola. Qualcuno li ha attirati con una sonda di soccorso dell'alleanza. L'ha piazzata proprio vicino al covo dei divoratori. Dannazione. Avevo un brutto presentimento dal momento che la mia squadra è scomparsa. Una sonda dell'alleanza usata come esca. La mia unità spazzata via e nessuno sembra saperne niente. Comandante, grazie dell'aiuto. Ora tocca a me fare la mia parte. Le famiglie di quei Marine hanno il diritto di sapere come sono morti i loro cari. Posso aiutarla? Posso fare qualcosa per lei? Non ora, Shepard. Mi farò vivo io appena avrò trovato qualcosa. Ok, intanto mi ha dato 20.000 crediti. Scansioniamo. Non mi ha dato crediti. Ma l'ho scansionato. Vabbè. Andiamo all'ascensore. Poi somiglia ai Arachni. Garrett. Spero stia bene. Sono in pausa. Parla con qualcun altro se ti serve qualcosa. Ho già molto a cui pensare. Qualche problema. Forse posso aiutarti. Qualche problema. Forse sì, in effetti. Sei un soldato, vero? Vai mai nella fascia? Certo. A volte. Mio fratello è il capitano di una nave chiamata Majesty. Qualche giorno fa è scomparso mentre attraversava la fascia. Proprio svanito nel nulla. In questi casi le spiegazioni possono essere solo due. Un grave guasto meccanico o un attacco nemico. Non so cosa sia vero. Entrambe queste spiegazioni non lasciano ben sperare. Non abbandonerò mio fratello. Non ancora. Ho le coordinate dell'ultima trasmissione proveniente dalla sua nave. Indaga. Nave del fratello. Che tipo di nave comandava? Non farti ingannare dal nome. La Majesty è solo una piccola nave da carico. Con un equipaggio scarno. Ma lui l'ha sempre tenuta bene. Dubito che si sia verificato un guasto meccanico. Ma non hanno armi o scudi veri e propri. In caso di attacco, la Majesty non avrebbe scampo. Ricompensa. Cosa mi darai in cambio? Non posso pagarti. Se avessi soldi, di sicuro avrei già ingaggiato una squadra di soccorso per rintracciarlo. Sai, forse potresti farlo come favore personale. Noi umani dovremmo sempre aiutarci a vicenda. Adorina. C'è qualcun altro che sta indagando su questa sparizione? Mio fratello è solo un piccolo mercante indipendente. Nella fascia la scomparsa di navi come la sua è all'ordine del giorno. Vedrò cosa posso fare. Dammi le coordinate. Le invierò subito alla tua nave. Avvisami quando lo trovi. Apprezzo molto quello che stai facendo per me. Avvisami non appena scoprirai qualcosa su mio fratello. Al presidio. Dimmi un po', chi vincerebbe in un incontro tra te e Shepard?
Ma con chi sta parlando? I Krogan sfidano a duello chiunque, anche gli amici o gli alleati? Sì. Beh, ci sta per vedere la forza. Siete pregati di non disturbare i custodi. Benvenuti. I custodi sono essenziali. Per ora è tutto. Grazie per aver utilizzato. Siete pregati di non disturbare i custodi. Come faccio? Benvenuto. Per sua comodità, questo terminale è stato programmato per... Vorrei sapere qualcosa di più sui custodi. Si conosce ben poco su questi pacifici servitori della cittadella, ma sono essenziali per il funzionamento e la manutenzione dell'intera stazione. I regolamenti della cittadella impediscono che entità terze interferiscano con i custodi durante le loro attività. Una violazione di queste norme porterebbe a severe sanzioni. I custodi si possono vedere in tutte le sezioni della cittadella, anche se in genere si concentrano all'interno e nei pressi della torre. Perché qui? Perché ci sono così tanti custodi da queste parti? I custodi non comunicano con le altre specie. Si ritiene tuttavia molti dei sistemi della stazione, come quelli di navigazione e supporto vitale, sono completamente automatici. Secondo alcuni, i custodi li manovrano dall'interno dell'inaccessibile nucleo. I custodi compaiono spesso anche nella Camera del Consiglio, anche se in genere sembrano essere solo... Per ora è tutto. Grazie per aver... Siete pregati di non disturbare i custodi. Siete pregati di non disturbare i custodi. Immagino, me lo fa scansionare. Emporio, banca, Camera della Consiglio... Ecco, qua voglio andare. Ti ho già detto che non puoi stare qui. Predicatore Anna. Il sottoscritto ritiene di avere il diritto di spostarsi liberamente in questa zona. Stai disturbando la quiete pubblica e questo è contro i regolamenti della cittadella. Il sottoscritto non crede. Quell'Anar non vuole proprio ascoltarmi. Perché non riesce a comportarsi civilmente? Sei più tollerante, qual è il problema? È stata violata qualche legge? Non sono intollerante. Quell'Anar è libero di dire qualsiasi idiozia, basta che acquisti un permesso. Indaga, che permesso? Quindi l'Anar potrebbe predicare se avesse un permesso. No, i predicatori registrati devono seguire il regolamento. Possono svolgere la propria attività solo in zone ben precise. A una violazione del regolamento corrisponde il ritiro immediato del permesso. Arrestalo. Perché non arresti l'Anar? Potrei arrestare il mollusco, certo. Ma il mio superiore vuole che trovi una soluzione senza farlo irritare. Gli Anar diventano squillanti quando sentono che la propria libertà religiosa non viene tutelata. Un permesso? Serve un permesso per predicare. Costringere i predicatori a registrarsi serve a tenere lontani i fanatici indesiderati. Così garantiamo la sicurezza. La cittadella è troppo importante per diventare il campo di battaglia di una guerra di religione. Ti darò una Se vuoi posso provare a parlare. Ho discusso con quel mollusco te. Vuoi avere informazioni sugli Illuminati? Oppure il rispettabile agente dell'SSC ha richiesto aiuto? Questa è una soluzione, stai violando legge, qualche problema? Qual è il problema? Cosa stai facendo? Hai l'autorizzazione per predicare nel Presidium? Le parole pronunciate dall'indegno sottoscritto si attengono puramente alla verità. L'agente dell'SSC vuole che il sottoscritto acquisti un permesso evangelico per diffondere la verità sugli Illuminati.
quale sta nella sezione indaga. Se l'angelo vorrei dare una mano, vedo cosa posso fare. Indaga, acquista un permesso. Se questo è tutto ciò che la gente dell'SSC vuole, perché non acquisti il permesso? La verità degli Illuminati è universale. Il sottoscritto crede umilmente che la verità non dovrebbe essere repressa. La richiesta di denaro come mezzo per imporre limiti sulla verità è un'abrogazione della libertà religiosa del sottoscritto. Quindi tu in questo momento stai infrangendo la legge non possedendo un permesso. L'agente dell'SSC ha stabilito che predicare qui è proibito, ma per predicare in qualsiasi altro luogo della cittadella è necessario un permesso. Il sottoscritto dichiara umilmente che non è una predica affermare la verità degli Illuminati e che quindi non dovrebbe servire nessun permesso. Illuminati? Chi sono gli Illuminati? La vostra gente li conosce come i Protean. Sono i veri creatori del popolo del sottoscritto. Gli Illuminati hanno liberato gli Anar dall'ignoranza per portarli alla conoscenza, garantendo a questo popolo il dono della parola. Vorrei dare una mano. Parlerò con l'agente dell'SSC. Forse capirà la situazione. Il sottoscritto gradirebbe ai... Hai fatto qualche progresso con l'ANAR? Fa parlare l'ANAR, lascia in pace l'ANAR, continua a provarci, non ancora. Fa parlare l'ANAR. Dovresti permettere all'ANAR di predicare... Il Presidium è un luogo di cultura e di rispetto reciproco. Accogliere i fanatici come lui sarebbe un ins... Perché i molluschi dovrebbero ricevere un trattamento speciale? Tutte le altre specie capiscono le leggi e le rispettano. Se c'è un problema, la faccenda è pericolosa. Se acquistassi un permesso, arrivederci. Se acquistassi permesso... io il permesso evangelico, servirebbe a qualcosa? Sì, basta non sconfinare dalle zone approvate una volta ottenuto il permesso. Se acquistassi io il permesso evangelico... Sì, basta non sconfinare dalle zone approvate una volta ottenuto il permesso. Non ci sarà alcun problema. Non ci sarebbero qualcuno più. Di fatto si è lamentato di questo ANAR. Non ancora. Ma qualsiasi ufficiale dell'SSC in gamba elimina i problemi prima che questi disturbino la quiete pubblica. L'ANAR è stato avvertito, il compito è finito, basta. Il hai esposto la legge. Se l'ANAR finirà comunque nei guai, potrà prendersela soltanto con se stesso. Immagino di poter dire ai miei superiori di avere cercato una soluzione diplomatica. Qualche altro ufficiale dell'SSC può arrestare l'ANAR. Non è più un mio problema. Grazie per l'aiuto. La gente se n'è andato e il sottoscritto è libero di condividere la gloria degli Illuminati. Ma in realtà non era incazzatissimo. È riconoscente. Perché se tra cosa non giudica nessun problema. Felice di aver dato una mano. Il sottoscritto ha poco denaro, ma può donarvi qui. Infine, il sottoscritto può condividere la verità senza impedimenti. Lascia che tutte le specie cantino le lodi degli Illuminati. Ma ha dato solo ex. Altro che denaro, non me ne ha dato denaro. Uscire dalle tenebre. Ma ha dato solo ex. Dove regnava il buio, gli Illuminati. Sì, ti sto proprio ad ascoltare. Michael Petrovsky. Credo che Jake non apprezzerebbe la cosa. Chi sei tu per dirmi cosa vorrà del mio marito? Petrovsky. Sono l'unica persona con un po' di buon senso adesso. Stai mettendo in pericolo il tuo bambino. Questo bambino è l'unica cosa che mi rimane di Jake. Non mi interessa cosa pensi, Michael. È una mia decisione. Lo so che stai male, Rebecca. Ma non lasciare che il tuo dolore coinvolga anche il bambino. C'è qualche problema? Cosa sta succedendo? Posso aiutarvi? Forse tu riuscirai a farla ragionare. Non mi serve qualcuno che mi faccia ragionare, Michael. Non voglio sottopormi ai trattamenti. Mia cognata è incinta. E rifiuta di sottoporre il bimbo che è in grembo alla terapia genetica in utero. Perché? Pensavo che la terapia genetica fosse pratica comune. Mio marito, Jacob, è morto alcuni mesi fa a causa di un raro problema cardiaco. È probabile che anche il bambino sviluppi la stessa malattia. Ma una semplice terapia genetica potrebbe eliminare il rischio. Le probabilità sono minime, Michael. E su Extranet dicono che la terapia potrebbe nuocere al bambino. La terapia è meno pericolosa dei potenziamenti genetici che tutti i soldati dell'Alleanza ricevono. Dai, probabilità. Quante possibilità ci sono che il bambino sviluppi la malattia cardiaca? Secondo i medici c'è solo una probabilità su 50. E anche nell'eventualità esistono le terapie adeguate. Ma non sono nemmeno lontanamente efficaci come la semplice terapia genetica. Terapia pericolosa. Quali sono le probabilità che la terapia genetica provochi danni al bambino? Al massimo una su 300. Ma gli articoli di Extranet dicono che potrebbero comunque sorgere complicazioni a lungo termine di cui nessuno sa nulla. Non capisci?
Se il mio bambino fosse quell'uno su 300, continuerei a chiedermi se ho ucciso il mio bambino per nulla. Lascia decidere, sottoponiti al trattamento, lascia decidere a lei. È il figlio di Rebecca, Michael. Credo che dovresti rispettare la sua decisione. Maledizione! La sua non è una scelta! Sta agendo accecata dal dolore! Chiunque comunque aspetta lei decidere, non si in grande aiuto. Comunque aspetta lei decidere. So che desideri il meglio per il figlio di tuo fratello, ma la decisione non spetta a te. Invece sì! Sono la cosa più vicina a un padre che questo bambino avrà. Ascolta ciò che hai detto, non è un figlio tuo, allora agisci di conseguenza. Allora stai vicino alla madre del bambino. Dalle il tuo sostegno quando si troverà a prendere decisioni difficili. Questo bambino è l'unica cosa che mio padre... Anche a me non resta altro, Michael. Ho schippato il bimbo. Voglio solo il bimbo di Jacob non abbia problemi. Non chiedo altro. Andrà tutto bene, te lo prometto. Grazie per aver parlato con noi. Lo apprezzo. No, ho sbagliato direzione, di qua è la banca intanto. Vede che c'è. Barlavon. L'ho sentito nominare questo. Che abbiamo qui? Sei terrestre, eh? E anche un terrestre famoso. Sei l'umano che chiamano Shepard, giusto? È un grande onore accogliere l'eroe dell'assalto. Ci siamo già incontrati, chi sei? Mi stai spiando, chi sei? Mi trovo in posizione di svantaggio. Perdonami, terrestre. Io sono Barlavon. Il mio lavoro mi costringe a essere sempre bene informato. Lavoro come consulente finanziario per molti importanti clienti qui sulla cittadella. Quando qualcuno come te arriva sulla stazione, io prendo informazioni. Mi sono detto aiuto, me l'hai detto di cercarti. Ho bisogno di informazioni, me l'hai detto di cercarti. Ho sentito che lavori per l'ombra. Hai delle informazioni su Sara? Quanta schiettezza, Shepard. Hai ragione. Però Vrex ti ha già detto molto più di quanto ne sappia io. Spiacente, non ho nient'altro da offrirti. Domande personali. Dimmi qualcosa di più sul tuo lavoro. Le finanze galattiche sono un affare complesso. Una miscela di leggi e regolamenti derivanti da decine di economie interstellari. Sono un esperto nell'interazione fra queste economie. Dietro compenso metto a disposizione questa competenza. Inoltre offro servizi particolari per quei clienti che hanno bisogno di condurre affari senza attirare attenzioni indesiderate. Discreto ed efficiente, questo è il mio motto. Tutta roba legale? Una cosa poco pulita. Tutte le mie azioni rientrano interamente nei limiti della legislazione commerciale interstellare. Nonostante ciò, molti clienti desiderano che le loro transazioni rimangano riservate. Supponiamo, per esempio, che un ambasciatore Anar abbia presentato una petizione al Consiglio per ridurre i dazi doganali sulle merci della sua specie. Che figura ci farebbe se avesse del denaro investito in un'impresa di esportazione? Anar, anche se la sua intenzione è quella di aiutare la sua gente, sarebbe accusato di avere avanzato la petizione per suo interesse personale. Io posso mantenere nell'ombra queste attività personali. Non ci casca. Continua a sembrarmi roba poco pulita. Allora ti auguro di non avere mai ricchezze tali da avere bisogno dei miei servizi. L'ombra. Dimmi qualcosa di più sull'ombra. Molta gente ritiene che mi occupi di finanza, ma la mia vera specialità è la conoscenza. Ma è l'ombra il vero maestro. Ogni giorno compra e vende segreti capaci di far cadere i governi, cedendoli sempre al migliore offerente. Eppure in qualche modo riesce a mantenere inalterato l'equilibrio fra i poteri. Tutti i segreti che vende si annullano vicenda. Nessuno alla fine riesce a trarne un vero vantaggio. Chi è? Hai qualche idea sulla sua vera identità? Non lo conosco, nessuno lo conosce. L'ombra può essere di qualsiasi specie, di qualsiasi sesso. Credo che in realtà siano più individui che operano sotto un'unica identità. È la cosa più sensata. Come tenere sotto controllo così tanti contatti nello stesso tempo? Come altro potrebbe evitare delle fughe di informazioni? La loro organizzazione è perfetta. Tutti i governi sono costretti a stare al gioco per non ritrovarsi in difficoltà. Ma per quanto tempo giochino, per quanti segreti comprino, non possono mai vincere. Tu sei un sergente. Pensavo sapessi qualcosa di più sul tuo datore di lavoro. Di tanto in tanto mi imbatto in alcune informazioni che poi rivendo all'ombra. Il mio ruolo finisce qui e la cosa mi sta bene.
Più cose sai, più il gioco diventa pericoloso e a me il pericolo non piace, comandante. Quello lo lascio volentieri a te. La cittadella. Com'è vivere qui, nella cittadella? La stazione è senza ombra di dubbio la più grande meraviglia tecnologica della galassia, ma il suo vero splendore va ben oltre lo scafo e i propulsori. Dal Presidium agli agglomerati, l'intera stazione è una prova dei successi del Consiglio. Tutte le specie dello spazio della cittadella unite in una singola, coesa comunità. Dimmi, che Presidium. Cosa rende il Presidium così speciale? Si tratta del centro politico dello spazio della cittadella. L'80% delle specie intelligenti della galassia conosciuta riconosce l'autorità del Consiglio nelle questioni interstellari. Solo le specie più potenti e influenti, però, hanno delle ambasciate nel Presidium. Questo livello della stazione è riservato ai migliori, Shepard. A gente come noi. Parlami dell'agglomerato. Come sono gli agglomerati? Sono il cuore culturale della galassia. Un cuore pulsante della vita di milioni di cittadini appartenenti a decine di specie diverse. Non sai mai cosa puoi aspettarti negli agglomerati, comandante. Quel posto è una continua sorpresa. Il più delle volte piacevole, fortunatamente. Arrivederci. Devo andare. Arrivederci, comandante. Elena Blake? Hai un momento? Salve, Spettro. Ho una proposta d'affari per te. Come fai a conoscere? Come fai a sapere che sono uno? Le Spettro. Notizie circolano. Il tuo nome è famoso in determinate... Sono in contatto con un paio di potenti boss criminali. Sono ben nascosti e io so dove si trovano. Potresti rendere un grosso favore a tutta la galassia. Indaga, difese. Che tipo di difese hanno questi due? Non ne ho la più pallida idea, ma sono sicuramente armati. Il loro rapporto si è rovinato e ognuno crede che l'altro abbia intenzione di ucciderlo. Non si faranno prendere alla sprovvista. Tu torna con te. E tu cosa ci guadagni? Abbiamo delle partecipazioni in... Ma le loro pratiche aziendali mi vedono... Una volta eliminati, gestirò la nostra organizzazione in modo più appropriato. Crimini conosciuti. Di quali crimini sono accusati? Sono spietati spacciatori di sabbia rossa. Chi non può pagare la roba viene venduto ai Batarian come schiavo. Addirittura. Sono esseri disgustosi che sfruttano poveri innocenti. Devono essere fermati. Potrei accusarsi. Sei chiaramente il loro complice. Forse dovrei arrestarmi. Arrestarmi per cosa? Stiamo semplicemente parlando. Ho avvocati in gamba. Arrestarmi sarebbe solo una perdita di tempo. Si tratta chiaramente di una trappola, dice. Io li faccio fuori, così tu prenderai in mano tutto il traffico e cercherai di fare fuori me. Apprezzo la tua considerazione sulle mie... Tu sei il primo spettro umano e stai portando avanti un compito molto importante. Non mi interessa né la sabbia rossa né la schiavitù. Sono coloro che la trafficano che meritano di morire. Siamo dalla stessa parte. Nessun problema. Se sono davvero così pericolosi come dici, devono... Perfetto. Ecco le coordinate. Una volta eliminati questi uomini, raggiungimi alla terza serie di coordinate. Arrivederci, comandante. Rinnegato. Ai ai ai. Negoziante poi. Ah, umano. Il sottoscritto è molto felice di vedere voi qui nel mio decadente emporio. Chi sei tu? Il nome del sottoscritto è Delaninder, anche se molti da queste parti mi chiamano semplicemente Delan. Prendete il tempo per guardare le belle merci che il sottoscritto ha in vendita, tutte di grande valore. Indaga, merci. Che cosa vendi esattamente? Sono le merci più belle e di lusso che i crediti possano comprare. Il sottoscritto può procurare qualsiasi oggetto desiderato dall'umano, al giusto prezzo. Ovviamente. Tuo modo di parlare. Perché fai riferimento a te stesso come al sottoscritto? Per lo stesso motivo per cui gli umani sono così curiosi. Fa parte della nostra cultura. In particolare gli Anar parlano di loro stessi in prima persona solo con familiari o amici intimi. Raramente lo facciamo con le altre specie. Noi agiamo così. Domande personali. Chi sei tu? Ah, ma già mi hai risposto. Il tempo per guardare. Mostrami la tua merce. Oh, il sottoscritto è molto contento di farlo, umano. Vedi i potenziamenti. Mega esplosivo. Colpi protonici.
comandante. È bello vedervi ancora. Mostrami la tua merce. Oh, il sottoscritto è molto... Oggetti standard. Licenze. Queste compriamole tutte. Comandante, mostrami la tua merce. Oh, il sottoscritto è... Corazza non umana. Corazza media Turan. È so bello, però quanto costano? 213. Mi dispiace, ma andiamo dalla consorte, vediamo che c'è. Qua c'è Vina. Qua c'è un custode. Andiamo al custode. Quello è un Krogan. Ma è un Krogan. Ha stato di un Krogan. 5.000 crediti. No, stanno di sotto le camere. Di qua. C'è un altro custode qua. Non è un problema. Mi hanno già risistemato l'ufficio 5 volte ormai. Ok. Benvenuto, io sono Nelina. Mi sembra che tu non sia nell'elenco dei clienti odierni. Desideri sapere quando la consorte sarà in grado di ricevere... Sarà un appuntamento? Non posso entrare adesso. Temo di no. Cerca di comprendere. Lasciami il tuo nome e lei farà di tutto per trovare il modo di riceverti. Domande personali. Cosa fai qui, Nelina? Io sono una delle accolite della consorte. Molte delle persone qui quest'oggi non vedranno la consorte, ma si aspettano di ricevere un trattamento adeguato. È nostro compito fare in modo che tornino a casa soddisfatte. Come? E in che modo le soddisfi? Ogni accolita ha la propria specialità. Alcune soddisfano con il canto, altre con la conversazione. Noi cerchiamo sempre di abbinare i bisogni dei nostri clienti alle abilità delle accolite. La mia specialità sono i punti di pressione. Con le mie dita posso trovare la tensione nascosta nel corpo e porvi rimedio. Sembra interessante. Vorrei sottopormi al tuo trattamento. Eccellente, ti inserirò nel mio elenco dei clienti. Potremmo vederci tra... tre o due mesi. Consorte. Chi è la consorte? Che cosa non fa? È facile da spiegare. Per molte persone è molte cose e per ognuna di esse è una cosa diversa. Alcuni le chiedono consigli, altri intrattenimento, altri ancora piacere. In realtà molti clienti non sanno ciò che cercano fino a quando lei non glielo fornisce. Un oracolo. Sentirti sembrerebbe una sorta di oracolo. No, o almeno non nell'accezione comune. È una donna come tutte le altre, ma con una notevole compassione e un animo generoso. Ti suggerisco di fissare un appuntamento e scoprirlo da te. È nostro compito fare in modo... La mia specialità sono i punti di pressione. Eccellente. Già mi prende in giro. Nessuno vale una simile attesa. Ah, non è compito mio giudicare. Ho il tuo nome, ti contatterò. Credo di non avere altro... Spero che tornerà in futuro. Per noi... Nelina. Sì, padrona? Fai passare il comandante. Desidero conferire con lui. Sì, certo, padrona. Ah, sembra che la consorte si sia accorta di te. Vorrebbe incontrarti subito. Perché? Per quale motivo mi vuole vedere? Sali di sopra, la troverà che ti aspetta. Salviamo intanto, non so cosa succederà. Quindi è il dubbio. Vedo che anche gli umani trovano irresistibile la consorte. Benvenuto, sono... Questa è la mia prima volta. Mi chiedo perché non sono venuto prima. Sei dell'alleanza. Mio fratello fa il soldato sulla terra. E lo sai cosa mi hai fatto tuo fratello? Un cazzo. No, poverina. Shahira. Così può bastare, comandante. Ho sentito grandi cose su di te da quando sei arrivato sulla nostra cittadella. Chi sei? E cosa fai esattamente? Questo dipende da quello che cerchi. Ad alcuni offro consigli, ad altri sostegno. Ma non è per questo che ho richiesto la tua presenza. Ho un problema e credo che la tua esperienza potrebbe essermi utile. Dimmi tutto. Forse posso aiutarti. Ho un amico, Septimus, un generale Turian in pensione. Non voglio scendere nei dettagli, ma voleva delle cose che vanno oltre ciò che posso concedere. Abbiamo litigato.
Ora passa le sue giornate all'antro di Cora, bevendo e spargendo dicerie sul mio conto. Se tu potessi parlargli da soldato a soldato, sono sicura che ti darebbe ascolto e mi lascerebbe in pace. Cos'è andato, che cosa è successo fra di voi? Non posso fornirti particolari, per rispetto della sua privacy. Sarà lui a decidere se raccontarti ciò che è successo. Non ti prometto niente, ma vedrò cosa posso fare. Grazie, comandante. Non ti chiedo altro. Fai appello al suo senso dell'onore. Ricordagli il ruolo che ricopriva in qualità di generale. Se riuscirai a convincerlo a smettere di diffamarmi, ti darò prova della mia gratitudine. Ora devo chiederti di prendere congedo. Ho molti clienti in attesa di vedermi. Guardala come agisce. Prendi posto. Potrebbe... Lo ammetto, sono un po' nervoso. Un'ora qui è meglio di un anno di congedo. Quando era ancora l'Arcos ci andavo abbastanza spesso. Già, da quando è arrivato... Ne ho l'altro di cuore. Finiamo sta missione. Altro di cuore. Ho sbloccato tutti i luoghi. C'è di buono che si sbloccano i TP. È roba molto buona. Vediamo sto Durian che c'ha. Arkin Septimus. Comandante? Cosa vuoi? Mi manda Shaer. Sono qui per conto di Shaer. Le sue menzogne la stanno danneggiando. Bene, perché le sue mi hanno fatto soffrire giorni interi. Ho visto un sacco di cose terribili in vita mia. E nell'intera galassia esiste solo una donna che può farmene dimenticare. E questo sarebbe il grande generale Durian. Ma come ha fatto la vostra specie a sconfiggerci? Posso anche essere ubriaco, Krogan, ma tu sei un mostro. E domani avrò smaltito la sbronza. Quindi, se non hai una cura per queste mie fette allo stomaco, vattene via. Ne vale la pena. Lei soffre per quella donna. Ne vale la pena? Ce ne sono tante altre nella galassia. Le altre donne non mi interessano. Io voglio lei. Solo lei. Senti, ragazzo, so che vuoi aiutarmi, ma stai solo perdendo tempo. Si viene sistemato, lasciamo perdere. Si dia un contegno, non me ne vado. Si viene sistemato. Generale, ha mai vinto una battaglia sbronzandosi in una bettola? La guerra. Sì, è proprio come essere in guerra. Come ho fatto a ridurmi così? Pensi che risistemarsi e comportarsi da generale sia una cosa facile? Sempre meglio che ubriacarsi tutto il giorno. Forse hai ragione, comandante. Per Shaer vale la pena, anche se non mi riavrà mai indietro. Bene. Ora si dia una mossa, generale. D'accordo. Andrò da lei. Dopo una bella doccia fredda. O forse due. Sei proprio un ragazzo sveglio. Ti piacerebbe guadagnare qualche credito? Dipende. Cosa vuole che faccia? Un diplomatico Elkor. Pensa che Shaer abbia parlato in giro dei suoi segreti. E cosa glielo fa pensare? Perché gliel'ho detto io. Ascolta. Voglio che tu gli dica la verità. E perché proprio io? Può dire lei. L'ultima volta che mi ha visto, stavo insultando i suoi antenati e urlando i suoi segreti ai quattro venti. Prendi questo datapad. Mostra dove ho ottenuto le mie informazioni. Questo scagionerà Shaer e convincerà l'Elkor. D'accordo. A chi dovrei consegnarlo e dove? Un diplomatico Elkor di nome Xeltan. Si trova dalle parti delle ambasciate a lamentarsi di Shaer. Ah, ho capito chi è. E ora torniamo a comportarci da veri soldati. Grazie, comandante. Ho capito chi è quello che si lamentava. Era lui. No, che fai? Era quello che si lamentava le ambasciate, ho capito chi è.
Risolviamo sta situazione, ma. Ambasciati. Sono rotto ambasciato e qui. Mi muovo. Qua è il ufficio del volo, Selk. L'Elk. Era questo? No, di sopra. No, quello davanti. Era lui, Xelt. Un tiepido saluto, umano. Posso aiutarti? Questo non è... So chi ha rivelato il tuo segreto. È stato un Turian... Incredulo. Io conosco questo Septimus. Non poteva sapere i miei segreti. Poteva scoprirli solamente parlando con la consorte Asari. Ti sbagli? Guarda qui se non vuoi fidarti di noi. Confuso. Tutto ciò è difficile da accettare. Se il Turian poteva scoprire da solo, spaventato, chiunque può scoprire il mio segreto. Sarebbe benissimo, non mi preoccuperei, hai fatto una ragione, non mi preoccuperei. Septimus è un uomo potente e anche per lui non è stato facile scoprirlo. Sollevato, credo che tu sia nel giusto, umano. Grazie per questa informazione. Sgomento improvviso. Devo richiesta ansiosa. Per favore, umano, ora dovrei andare. Non ti preoccupare. Ti perdonerà di sicuro. Il tuo è stato un errore in buona fede. Dubbioso. Ma forse hai ragione, umano. Posso solo sperarlo. Molto grato. Hai fatto davvero una grande cosa, comandante. Approvazione. Vedi, Din, non tutti gli umani sono come dici. Sono sicuro che i terrestri trarranno profitto da tutto questo, in qualche modo. Squadra. Dovete essere pronto soccorso. Avrex, mettiamo la forma. A noi? E boh, però non potenzio nulla. No, questa qua che posso usare la corazza media, questa è tanta roba. Finalmente posso usare la corazza media. Questo è buono, Ursa Sesto. Perfetto. Molte scuse. Non ascoltare il mio collega. Ok. Dobbiamo andare alla consorte, mo penso. Riparliamo con Shaira. Il trasporto rapido è qui davanti. E si va avanti e indietro, avanti e indietro. Tranquillità, silenzio, relax. Quando ce ne andiamo? Esatto, però è passato molto tempo, me ne ricordo appena. Che cosa ti ha riportata alla cittadella e dalla consorte? Non lo so, può sembrare strano, ma mi sono semplicemente sentita chiamata. Non è per niente strano. Molti di noi hanno sentito la stessa vocazione. Anche se tu sei la prima della tua specie ad aver risposto. Davvero? In effetti non ho visto altri umani qui al lavoro, ma non volevo chiedere. Tu sei sicuramente la prima dei molti che verranno. Ora che la tua specie sta spiegando le sue ali, è solo questione di tempo.
Comandante, ho ricevuto una nota molto piacevole da Septimus. Grazie per avergli parlato. Anche il diplomatico Elcor ha interrotto la sua campagna contro di me. È stato un piacere aiutarti. Troppo gentile, comandante. Ma immagino che ti aspetti lo stesso una ricompensa. Se ti interessa, avrei un'altra cosa da darti. Ma certo. Ne sarei onorato. Ti offro un dono fatto di parole. L'affermazione del tuo io attuale e di quello che diventerai. Ti vedo. L'uniforme ti calza come se la indossassi dalla nascita. Sei un soldato, da sempre e per sempre. Un soldato fiero e solitario, che dalla solitudine trae forza. È questa forza che attrae coloro che ti stanno intorno. Per questo tutti ti seguono, senza mai discutere. Questo carisma ti tornerà utile nelle future battaglie. Questo può essere ciò che sei, ma non ciò che diventerai. È solo la base della tua grandezza futura. Ricordati queste parole quando i dubbi ti assalgono, comandante. Molto astuto. Hai davvero un dono, Shaira. Grazie. Non tutti lo apprezzano quanto te. Non sottovalutare il potere delle parole, comandante. Ecco, comandante, vorrei farti un piccolo dono per ringraziarti di ciò che hai fatto con l'ambasciatore Elcor. Un piccolo dono? Di cosa si tratta? È un piccolo mistero. Non so come si usi, né a cosa serva. Ma sento che è il momento di cederne il possesso. Ora devo chiederti di andartene. Ho fatto tutto. Ricordati delle mie parole, comandante Shepard. Ti daranno la forza. Che mi ha dato? Boh, non mi ha dato nulla in realtà. Quest'anno tre slot. Ci ho fatto quasi. Ci sono quelle che hanno più slot, armatura tipo. Oh. Bene, è il momento di andare al Flux e sbloccare la Normandy. E poi per oggi chiudiamo. Vediamo che succederà. Oggi siamo stati un po' nella cittadella praticamente. Sì, potrei guadagnare probabilmente qualche altro credito all'interno della cittadella, ma non lo voglio in questo momento. Guarda quante secondarie ci sono. Spero che ci sia un New Game Plus qua, così posso fare poi le secondarie anche offline, vuole. Vediamo se esiste. Sì, ma non per le secondarie, forse. Per caso hai trovato ciò che ti ho chiesto? Dai lo stimolatore, dagli il sedativo. Dagli il sedativo, già. Ecco, questo dovrebbe risolvere tutto. Perfetto. I salari. Non potevo rischiare, mi spiace, Killer. Ti serve la lezione. Ma cosa? Questo non è lo stimolatore. La specie umana non ha bisogno di un drogato per trattare. Vai a farti una dormita. Maledizione! Mi hai... Tu sei... dalla parte degli alieni. No, semplicemente ho fatto la cosa giusta. Rinnegato. È incredibile che queste cose. Era per fatto ciò mi dice mi da rinnegato. Ma cosa? Il sole. È vero. Sì, forse hai ragione. Grazie, Doran. Salva. vabbè, ame. Pronto ad andartene da questa dannata cittadella, comandante? Sono pronto. Io mi occuperò del blocco. Tu raggiungi la Normandy e dia ciò. Sarei in attesa. Ok, ma... la Normandy dove sta qua? Non mi ricordo, sai? Agglomerati? No. Presidium? Sei agglomerati, mi sa che sta qua.
controllo di città dell'ufficio. Ma dove sta la Normandy? Io so che non mi ricordo. E qui sotto forse. Dopo anni di difficoltà finanziarie, la Exogeni ha annunciato che la sua colonia di ricerca su Feros sta producendo i primi profitti. Una serie di nuove scoperte e il grande sforzo di colonizzazione hanno finalmente ripagato la Exogeni. Il valore delle azioni Exogeni è aumentato sensibilmente in seguito all'annuncio, con profonda soddisfazione degli investitori. Come va dalla Normandy? Mi ricordo dove si ci va, è quello. Flux Nightingale, il Flux Casino, no, non è qui che voglio andare. Io devo andare alla Normandy. Ehi, ehi, ma tu sei Shepard? Se vuoi. Ehi. Ne è passato di te. Chiedo scusa. Presumo che tu non ti ricordi. Abbiamo prestato servizio sulla porta aerea Einstein. 12 o 13 anni fa. Presumo che tu congedato, certo. Sai com'è? Sono tempi duri per i veterani. No, non la vedevo quasi mai in quel periodo. Ehi. Senti, mi serve un favore. Ma solo. Periodo. Insomma, non è che. Sì, non c'è problema. Ehi, se avrai voglia di fare quattro chiacchiere, mi trovo. Va bene, ma io non voglio questo. Qua c'è un custode. Devo trovare dove si andava la Normandy. Come si va alla Normandy? Dalla SSC, a quanto pare si c'è. Non mi ricordo io dove si c'è. Allora, ti piace lavorare all'Accademia? Non è male, c'è sempre molto da fare però. È incredibile vedere quanta gente arriva dagli agglomerati. In seguito al recente attacco di Eden Prime, molti investitori stanno ritirando il proprio supporto ai futuri progetti coloniali. I fautori della colonizzazione umana sostengono che quello di Eden Prime è stato un caso isolato. Non caricava, effettivamente. Vabbè, si va e skippa, così carica. Andiamo all'SSC. Dov'era qua il TP? Qua c'era un TP.
Ufficio rifornimento, ufficio controlla traffico. Ma qual è quello per andare? Tanto andiamo agli uffici rifornimenti. Vediamo se c'hanno robe. Questo non mi ricordo se ci sta. No, ci sono stato. Salve, comandante. In realtà. Le mostrerò la nostra merda. Adesso delle licenze. Potenziamento granata. Prendiamolo. Licenza. Solaris Amp. No. Corazza media. No, pesante no. Corazza media umana. Ah, è quella che c'ho al momento, la migliore praticamente. Che 1.000.000 questi costano. Ma che cazzo? Sono le migliori armi però, mi sa. C'è 890.000. Ma che cazzo li fa 890.000? Ne ho le cose inutili. Vendiamo. Questi uno li vendiamo tutti. Corazza medio umano, vendiamo. Colpi martello 2, lasciamolo. Corazza medio croco, corazza medio umano. Questi qua li possiamo vendere, tanto pesante non le posso usare. Giusto che non le posso usare, non è che sbaglio. Non le posso usare, te. Esatto, non posso usarla. La corazza medio umano. Salve, comandante. È pesante. Le mostrerò la nostra merda. Ne ho le robe inutili, non tanto. Corazza media Krogan. Dovremmo controllare. Fucile di precisione. Vendi. Ma se ne possono essere più di uno, no? Antibiotico, questo cos'è? Questo teniamolo, ne ho pochi. Pure 4, questi qua 4 li possiamo vendere tutti. Valgono molti, però molto, però vendiamo. C'ho armi molto più forti. Mod corazza, questa è energetica. Oh, vendiamo tutto qua. Fino al 5 vendiamo tutto. Facciamo così, ma molto più veloce. Questa dobbiamo andare. Una copia la diamo al tizio, al Krogan. Questa qua possiamo togliere. Colpi criogenici togliamo, colpi di rompenti togliamo. Ok, questa qua le 5, quante ne ho, madonna. Abbastanza soldi comunque. Diamogli la corazza buona. Ah no, lui mette le medie. No, la pesante lo può mettere. A lei abbiamo dato il fucile di precisione, se non sbaglio. È il migliore che c'è quello, però. Non ci sono corazze per lui. Invece all'altro il fucile d'assalto che gli avevo dato. Questo è potente. Cosa sono ste robe?
Breaker. Che ci ha messo per ora? Danno. Bypass scudo. Mod munizioni. Già ci ha messo. L'ultimo questo. Stabilizzatore, stabilità, danno. Altro estensore mettiamo. Questo è shot loot. Quello là me lo metto io, l'altro fucile d'assalto, questo qua potente. Scanner, scanner, stabilizzatore, mettiamo. Fucili migliori non ce ne ho. Pistola, pistola migliore. Dove l'ho preso ste capro? Come cacchio si chiama? Trovato un harpoon pure. Ah, ma è il cecchino che spara a raffica, wow. Belle armi queste. E il pompa com'è? Un po' lentino, ma spero che faccia i suoi danni. Al presidium, no. Questo dove porta? All'hangar di attra- ecco qua. Tra le altre notizie, la corporazione Exogeni continua a smentire le voci sulla sparizione di una propria squadra d'esplorazione nell'ammasso Hades Gamma. Interrogati sul perché le comunicazioni con la squadra si siano improvvisamente interrotte la scorsa settimana, i rappresentanti della compagnia si sono rifiutati di commentare. Oh, qua c'è un custode. Che hai visto, Dale? Che ha visto di interessante, eh? Restate in attesa, squadra di sbarco. Decontaminazione. Anderson, cosa ci fa qui? Io non avevo... Pronti a decollare? Portaci fuori di qui, Joker, subito! Via dalla cittadella. E mo che succede però? Non posso crederci, abbiamo rubato la Normandy. Lo so che per noi ci sarà la corte marziale se non sistemiamo tutto. Ma è questo il bello, no? Rubato? Cosa abbiamo rubato? Dobbiamo raggiungere Ilos. Ok, un attimo, ho comprato un botto di licenze qui. Andiamo a controllare che c'ha di nuovo il mercante, quel tizio che vende le armi. Se c'è qualcosa di interessante. E poi per oggi è andato. Ti servono rifornimenti? Subito, comandante. Ma non gli vedo nulla di interessante, cioè la stessa cosa. Ah, ora c'ha questi qua, i 10. Cioè c'ha sempre armi più forti questi. Sono quasi al massimo della potenza questi. Fucile d'assalto. Quanto costa? 890. Minchia, ma non ci arriviamo a 890. E quello è fatto. Questi al 7 non li vendo. Usendo tutte le robe al 6. Ma 890 secondo me non ci arriviamo lo stesso. Allora mettiamo le armi migliori e le mod migliori ai nostri.
Devo mettere solo la mod qua. Ok, adesso vendo tutto. Ti servono rifornimenti? Fammi vedere cosa vendi. Non subito, riesco a vendere, a comprare robe buone. Faccio vendi. Tutti quelli sotto il livello 7 vendi. Devo arrivare a 390. Ok, 900, non c'è bisogno. Comprare fucile d'assalto. Ti servono rifornimenti? Quanto spesso? Torna a spiegarmi. Anche se il fucile sarebbe il top, perché sono... sono specializzato in quello, però questo, cazzo. Acquisti. Non posso uscire le armi. Non posso provarle. Ah, senti. Ok, tanta roba. Dobbiamo comprare il fucile d'assalto migliore. Mi sa. Meno che non c'è qualche arma unica migliore di queste. Dobbiamo raggiungere Ilos, quindi, fondamentalmente. Salviamo. Al solito. Messaggio in arrivo, lo sto trasmettendo. Comandante, la storia della signora Algilani su di lei è stata appena trasmessa. Ha fatto bene a respingerla. Avrebbe dovuto fare una richiesta formale. Ho incaricato delle persone affinché si occupino della diffusione della notizia. Volevo solo farle sapere qual era stata la reazione. Non la tratterrò oltre. Quinta... Va bene. Ilos è qua. C'è un messaggio per te, comandante. È appena arrivato da un canale sicuro. Shepard, sono l'ammiraglio Kao. Ho scoperto chi ha chiesto quella trappola ai miei uomini, quindi uccisi dal divoratore. Ah. Accidenti, spero che riceverà questo messaggio. È stato un gruppo chiamato Cerberus, un'organizzazione segreta dell'Alleanza con accesso a qualsiasi livello di sicurezza. Sono scomparsi alcuni mesi fa, svaniti nel nulla. Nessuno sa dove siano finiti o cosa avessero in mente. Credo che abbiano tradito l'Alleanza, Shepard. Stanno conducendo esperimenti genetici illegali per creare una specie di super soldato. Non posso ancora provarlo, ma ho ottenuto le coordinate di una loro base di ricerca. Sono allegate a questo messaggio. Sono completamente fuori controllo. Qualcuno deve fermarli. Io ho fatto la mia parte. Ora tocca a lei. Questa sarà la mia ultima comunicazione, Shepard. Comunque, ho scoperto che si può trasportare il livello del personaggio nei prossimi Mass Effect. Non so se le armi, i crediti e il personaggio e il livello, credo soltanto. Ok, per intanto salviamo. Posto. Per oggi chiudo qui. Domani si vede.